Se no, di che cazzo la stiamo a parlare? Ciao Anderson, buon pomeriggio anche a te, Sick Neop, spera di non incontrarmi per strada. Perché? Benvenuti entrambi in live, ragazzi. Giochi da PC, ciao PLM, sì, sto giocando da PC. Giocando da PC, benvenuti a tutti e tre in live. Benvenuti a tutti e tre in live, ragazzi. Perché te scoppio? Perché? Non ti piacciono le costruzioni che faccio su Minecraft? Dai, mi rendo conto che fanno un po' cagare, però è esagerato. Sembra un po' esagerato. Cazzo, non è finita la terra. Cazzo, non è finita la terra. Allora, io non c'ho manco più assi di quercia. Sì, assi di quercia ce li ho. Sbagliato. No, quelle sono andate poco fenomenali. Le mie costruzioni su Minecraft sono fenomenali. Amico mio, si vede che è la prima volta che vedi il mio video su Minecraft. Perché io da faccio. Però la tua voce va in conflitto con quello che hai in testa. La tua voce va in conflitto con. Mi fa morire sta cosa. Com'è che la mia voce va in conflitto con quello che hai in testa? In che senso? In che senso? Anderson, tutto bene? Devo recuperare un altro poco di terra che l'abbiamo persa. Tutta praticamente è finita tutta. Ah. Mangia, giusto osservazione, amico mio. Mangio stango. L'anguria è la cosa più inutile del mondo. L'anguria è la cosa più inutile del mondo. Ti fa recuperare una sola cosciotta, ma per ora è l'unica fonte di cibo a parte il pane e le patate che non vogliono crescere nemmeno se praticamente. Gli metto gli additivi. Tutto bene, tutto bene, tutto bene. Si procede, si procede. Si procede. Proviamo a fare qualcosa di portare avanti la serie. Ovviamente questa live poi la spezzetterò e in settimana la troverete sul canale. Quindi so che no, non vi interessa, dice già, ci stiamo a vedere live. Mi dovete pure nuovamente l'episodio di settimana. Però vabbè, tanto per passare il tempo, perché Minecraft, sinceramente, registrarlo e giocarlo è pesante. Perché ti richiede tanto tempo, purtroppo ti richiede tanto tempo. E invece se giocarlo in live e poi rispezzettare il tutto è più facile. Io però devo solamente controllare una cosa. Ok, devo verificare un attimino una situazione. Abbiamo detto che l'asse di quercia ce li ho. Nell'asse di quercia devo metterle di qua. Così continuiamo anche il ponticello da questa parte per andare da quest'altra parte in cui ci saranno altre cose carine e coccolose. Da quanto siamo in live, signori? Non lo sapete dire? Da quanto siamo in live? Piccola domanda tecnico-tattica. Allora, diciamo che la zona bambù è pronta. Abbiamo perso la spada, quindi direi che li possiamo anche iniziare a piantare. Non ho idea, ma ottimo. Allora, ora controllo io, ora controllo io. Tanto piazziamo tutto il bambù che già sta crescendo. Che già sta crescendo, che già sta crescendo. Ok. L'unica cosa che non sopporto è, io sono molto lineare. Sono molto lineare. Mi piacciono le cose simili, uguali, dritte. Il fatto che il bambù venga messo così a cavolo di cane, per non dirlo in altra maniera, è di una fase fastidioso, è fastidiosissimo. Dimmi che c'è altro bambù, sì, è proprio fastidioso, cioè proprio mi dà proprio fastidio nell'anima, proprio. Ok, diciamo che però la nostra farm di bambù potrebbe essere più che sufficiente. Diciamo di sì. Diciamo di sì, poi tanto con la spada riusciamo a farli saltare tutti quanti in aria e quindi va bene. Quindi va bene. Qui dobbiamo avere altro bambù, ne abbiamo pochino. Va bene, dobbiamo creare altre cose. Mi posi
Le lastre magari mi servono ancora. Le lastre magari mi servono ancora. Allora facciamo così. Niente, Alex ci ha abbandonato. Che cazzo la fai? Ma perché devi rompere le palle così? 5, 6, 7. Ok. Vabbè, niente, deve rompere le scatole così. Fai questi di qua, prendi questi sette, mettili qua, prendi questi e fai così. Perfetto. Ok. Ne abbiamo 15, ne abbiamo 64. C'è una botta di stickettini, ne abbiamo 23, ne abbiamo 11. Ne abbiamo... No, aspetta, fai così. Fai così, poi fai così e poi fai così. Ok. 49 mi bastano? Non lo so. Forse mi basteranno, forse no. Intanto dormiamo. Intanto dormiamo, che sarebbe una cosa utile e importante per la vita del nostro personaggio. Usciamo. Andiamo a fare il nuovo bordino. Ok. Qua mettici la torcia. 40 non penso, non penso mi basteranno mai nella vita, però... Noi ci proviamo, la speranza è sempre l'ultima a morire. Dai, è così, torcina. 16, secondo me ci riesco, no, perché io già 11 me li mangiavo di qua. E infatti me ne restano 6. No, perché mi hai messo la torcia di brutto, stupido. 4, 1, 2, 3, 4. Mi rimane questo giro di qua da fare. E costruiamoci subito una spada. Che non è neanche questa male come cosa. Spostiamoci subito una spada. La facciamo in ferro, signori, perché la spada... Ah, perfetto. Recuperiamo il bambù direttamente dalla nuova costruzione, dalla nuova farm di bambù. Ok. Ok. Tanto comunque... Pure se ci lasciavo lo spazio fra una cosa e l'altra, appena poi ci passavo in mezzo, sarei lo stesso. Qua mancano dei bambù. Qua mancano dei bambù. Come cazzo è che qua mancano dei bambù? Bambù. 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 Sai che ci sono andato troppo forte con la spada, può essere? Bambù, bambù, no, sono andato troppo forte con la spada, sono rincoglionito io, non li ho piazzati tutti giusti, non lo so, questo non mi è dato saperlo, non mi è dato saperlo. Ok, torniamo qui, facciamo gli ultimi, facciamo un altro po' di stickettini, ok, facciamo così, non me ne mancavano tanti, facciamo... Così, sono tornato. Oh, X-Men, bentornato. Bentornato, X-Men. Facciamo così e facciamo così. 1, 2, 3 e 4. Oh, perfetto, signori. Che cosa carina. Ora, questa farm lì di bambù, noi l'andiamo a modificare. Perché l'andiamo a modificare? Se no, no, però se io faccio tutta la barriera davanti a casa... Poi sinceramente sta una cagata, che la casa non si vede più. Allora, sti piloni così mi fanno proprio cagare in una maniera terribile, sai, proprio, ma ti fanno cagare? Mi fanno cagare proprio in maniera terribile, terribile. Quindi ritorniamo alla crafting table, costruiamo un ascio, tanto per ora il ferro ce l'abbiamo. Abbiamo anche gli stickettini, costruiamo un'ascia. Perché no, è proprio, sento proprio il dolore. Sto albero che problemi ha? Non lo so, però lo lasciamo lì. Lo lasciamo lì. Recuperiamo questo legname di qui. Dai, così. Tagliapollume mi dovrebbe dare gli alberelli per ripiantarli. Dai così, anche se noi ora questa zona potremmo un attimino ripulirla tutta e creare
degli alberelli giusti, non queste cacatine così terribili. Questo si può levare. Gli alberi sospesi così, fatti brutti, li potremmo un attimino rifare meglio, no? Di terra di qua si può levare. Prendiamo pure questo albero di qua. Non so quanti tronchi ho preso, ma mi servono una caterva. Avete già vinto la seconda stella, voi. Lasciate un mi piace. Grazie mille, Anderson. Grazie mille, amico. Io, come ho detto all'inizio live, le live saranno fondamentalmente il sabato e la domenica. Sabato pomeriggio o sabato sera, oppure anche domenica pomeriggio e domenica sera. Per esempio, stasera, se riesco ora a riorganizzarmi, perché tra un poco questa live la chiudiamo, se riesco a riorganizzarmi, ho rotto l'albero che non dovevo rompere, mannaggia a me, a chi non me lo dice pure. E se riesco a riorganizzarmi, dopo cena vorrei mettermi a giocare un pochino con Eurotruck. Tanto per passare un attimino tanto per passarmi un poco il tempo sì, stare un po' così. Ovviamente questa live la ritroverete, questo episodio di Minecraft sarà, anche se giustamente ho parlato con voi in chat, ma vabbè, ma sarà spezzettato e riproposto durante la settimana con 3 episodi. Noi siamo in live da quanto cazzo ora siamo in live? Da 1 ora e 3 minuti. No, 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 no. Intanto Minecraft lo facciamo così, porta avanti la serie. E mentre faccio il live, registro anche l'episodio che poi riproporrò spezzettato sul canale. Ma faremo anche Rocket. Stasera te l'ho detto, voglio giocare. Bello per rilassarmi un poco a Aero Truck Simulator, in modo tale da farmi un bel viaggetto, iniziare a fare soldi su quel gioco e divertirmi un poco. No, 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 poi le live le varieremo. Minecraft sicuramente un episodio di live lo facciamo, così andiamo avanti e mi organizzo con gli episodi della settimana. E gli altri li vediamo con calma, strada facendo. Strada cantando, vedrai. Allora, dobbiamo un attimino andare a modificare lo schema, perché questo mi fa cagare. Ma è un mondo. Ciao, we were hacking. Ma è un mondo. È il mio mondo vanilla. Cosa intendi? È la mia serie vanilla, amico mio. Benvenuto in live. È la mia serie vanilla. Che oggi sto facendo un episodio in live. Che poi ritroverai sul canale durante la settimana, ma è il mio mondo vanilla. Benvenuto in live comunque. Se sei nuovo del canale, ti do anche il benvenuto nel canale. Ti do il benvenuto ovunque. Tu giochi a Minecraft? Ti piace Minecraft? Là. Devo recuperare tutta la terra, signori, perché vedete, sotto ci ho messo poi la terra qua e lo devo fare anche per tutto. Devo recuperare un botto di terra perché i primi li facciamo che si vede la situazione. I secondi li facciamo. Aspettate un attimo, signori.
Signori, siamo tornati. Breve, c'è stato un breve taglio audio per un discorso perché ho ricevuto una telefonata e quindi dovevo rispondere. E quindi breve taglio audio, però siamo tornati, siamo tornati. Ho recuperato un po' di terra, signori, così allunghiamo un po' queste gambe, così si dovrebbe vedere meno il distacco praticamente con queste cose in aria. I piloni praticamente in aria, se devo dire un pochino meno, almeno lo spero. Seconda terra abbiamo ancora 43 blocchi, dobbiamo mettere un altro pochino qua, un altro pochino più giù e vediamo se poi riusciamo a mascare. Sto mettendo la terra, signori, perché mettere il legno se ne va una caterva di legno praticamente, e se ne va una caterva di legno e diciamo che il colore più o meno è lo stesso. Nella profondità dell'oceano poi non si dovrebbe più notare la differenza fra la quercia e la terra, quindi secondo me potrebbe funzionare, non è detto, ma potrebbe funzionare. Lo scopriremo solo quando poi guarderemo da lontano. Ah, devi salire. Mancano gli ultimi pochi piloni, signori, mancano gli ultimi pochi piloni. Allora, scendi di qua, andiamo questo, andiamo questo. Andiamo questo e allunghiamo anche questo e questo. No, questo vabbè, lascialo lì, chi se ne frega. Sali che stiamo a morire. Ma non c'è più nessuno in live, signori. Mi date un colpo se ci siete? Non tanto per giusto per capire se ci sta qualcuno, perché io non sto dando più retta a nessuno, me ne rendo conto, mi chiedo scusa, ma giusto per capire un attimino. Dai, dai, dai. Poi un giorno con calma recupereremo pure tutto e metteremo ancora i piloni più lunghi, signori. Allungheremo ancora di più i piloni. Ok, dovremmo esserci. Forse mancano gli ultimi di qua. Ce ne sono qua, quelli centrali. Ok, dai. Saliamo su. Poi potreste essere un'ottima fonte di cibo, lo sapete? Quei pesciolini di merda. Sapete, potreste essere un'ottima fonte di cibo? Quei pesciolini. Ok. Andiamo. Un attimino. Cambiato gli obiettivi della situazione. I pesci li abbiamo recuperati tutti, sì. Recuperiamo questi blocchi di qua. Ce l'ho ancora dell'altra terra, sì. Allunghiamo un pochino questi altri blocchi, stanno ancora brutti, lo so. No! No, sbagliato. Dai, cazzaro, dai. Guarda che mi doveva far prendere per forza danno, impressionante. Mi doveva fare prendere per forza danno. Ok. Andiamo di terra. Terra. Via. Ok. Siamo tornati su. Vediamo un attimino com'è. Ecco, dai, è più camuffata la situazione, è più camuffata. La mia è rimasto un pesce là, ma non ci facciamo nulla. Va bene, signori. Ok, io direi che per questa live ci fermiamo qui, signori. Ci fermiamo qua. Tra l'altro sta calando il sole. Io ce l'ho sempre la zappuccia. Sì, queste sono. Sì, sono già belle. No, questa non era pronta. Mannaggia. Ne ho regolate 6. Zappetta in mano. Zappetta in mano. E intanto 1, 2, 3, 4, 5, 6. Niente, zappetta non ci fa nulla. Qua recuperiamo un pochino di grano, il pane però è la nostra unica fonte di cibo migliore che abbiamo. Ok. Dammi tutti i semini di questo mondo che hai recuperato, mettiamoli qui e mettiamo i semini. Tutto è pure buono, quindi sei arruolabile, quindi ti posso recuperare. Ok, questo grano mi serve come pane. In realtà è pane il grano, però vabbè. Detto
dettagli, battute brutte e dove trovarle. Detto questo, ok, torniamo a casa. Piazziamo, no, piazziamo sì, piazziamo il grano con il grano. I semini li mettiamo di qua. Questi tre pesci li mettiamo a cuocere, che non è brutta come fonte di cibo, già è qualcosa di interessante. Detto questo, signori, ci fermiamo qui. Ci fermiamo qui. Abbiamo fatto dei progressi molto importanti. E niente, sabato prossimo torneremo in live e continuiamo con la costruzione. Vediamo un attimino di cosa, vediamo un attimino di andare a creare una fonte per gli animali là dietro. Direi di sì, direi di sì. Così iniziamo a mettere magari di là le mucche di qua le pecore. Potrebbe essere una buona idea. E anche dietro casa nostra potremmo anche andare a creare il portale del Nether. Direi di sì, direi di sì. Detto questo, signori, io vi ringrazio per aver dato questa live, vi ringrazio a tutti per aver partecipato. Vi ricordo che successivamente uscirà questa live spezzettata in qualche maniera sul canale a modo di episodi lunedì, martedì, giovedì, sabato e poi nient'altro, signori. Va bene così. Vi ringrazio di tutti per i like, per tutto quanto. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo appuntamento. Questa sera, stasera ci vediamo in live su Euro Truck Simulator, signori. Potrebbe essere, potrebbe essere. Ciao!